presentato questa mattina a Pescara un progetto basato su logiche di intelligenza artificiale finalizzato al monitoraggio delle presenze sulla spiaggia in centro nella zona del mercato Muzzi, la cosiddetta Movida di Pescara. Su questo progetto importantissimo e avveniristico ci racconta la nostra Anna Di Giorgio in collegamento proprio da Pescara. Anna, a te. Sì Luca, buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori. Questa mattina con la telecamera di Andrea Berardinelli siamo venuti a Pescara in piazza Primo Maggio e accanto a noi, come potete vedere anche dalle immagini della telecamera di Andrea Berardinelli, appunto l'inconfondibile nave di Cascella. Perché siamo qui? Perché questa mattina il Comune di Pescara ha voluto presentare un progetto sperimentale di videosorveglianza basato su un sistema di intelligenza artificiale che servirà a monitorare non soltanto la sicurezza della spiaggia libera appunto che vedete alle nostre spalle, ma che servirà anche a monitorare appunto la sicurezza nelle zone della Movida, delle zone centrali di Pescara, quindi in particolar modo Piazza Muzzi, che è finita più volte insomma al centro dell'attenzione delle cronache per fatti relativi appunto ad una Movida poco sicura. E allora che cosa accadrà qui? Questo sistema di videosorveglianza servirà a garantire non soltanto la sicurezza in questa spiaggia e in Piazza Muzzi, nelle zone della Movida, ma anche a garantire e a prevenire situazioni di contagio, visto che comunque l'emergenza sanitaria vera e propria è finita, ma a questo punto, come ha detto lo stesso sindaco Carlo Masci, è il tempo questo di passare dai divieti alla responsabilità personale. E cosa succederà? Praticamente entrando in spiaggia, queste telecamere, che comunque garantiranno l'anonimato, rileveranno le persone che entreranno in spiaggia insieme e poi in caso di eventuali assembramenti manderanno degli alert vocali che serviranno a scoraggiare appunto situazioni di pericolo sanitario. Più o meno funzionerà così e quello che va ribadito è che in questa zona saranno montate 8 telecamere, nella zona invece della Movida, quella di Piazza Muzzi, ci saranno all'incirca 18 telecamere che adesso sono state installate e che dovranno però essere collaudate e che più o meno fra 2 o 3 giorni entreranno in funzione. Questo in sintesi un po' quello che accadrà. Per saperne di più questa mattina abbiamo ascoltato proprio il sindaco di Pescara, Carlo Masci. Sentiamo cosa ci ha detto. Chiediamo alla regia dunque di agevolare l'intervista. Partiamo da Piazza Primo Maggio perché è la spiaggia libera più importante della città, quella dove tutti quanti arrivano e dove c'è il massimo afflusso di persone, e quindi è giusto che si partisse da qui con 8 telecamere intelligenti che controlleranno l'afflusso delle persone e segnaleranno con un alert se ci sono situazioni di assembramento che possono essere causa di eventuali contagi, quindi ci sarà un segnale che arriverà ai cittadini che frequenteranno questa spiaggia e che dirà loro di allontanarsi perché ci sono situazioni da tenere sotto controllo. È un sistema intelligente, è l'evoluzione delle telecamere. Noi partiamo da Piazza Primo Maggio ma poi proseguiremo nel tempo anche con le altre spiagge per tenerle sotto controllo e per avvertire i cittadini, proprio perché è giusto oramai passare dalla fase dei divieti alla fase delle singole responsabilità. Poi c'è il discorso di Piazza Muzzi, dove metteremo in funzione 18 telecamere che controlleranno tutto il territorio, tutte le situazioni che si possano comunque presentare, si dovessero presentare, che permetteranno di monitorare ogni secondo di quell'area. Quindi dicevamo non soltanto situazioni di prevenzione del contagio ma anche di sicurezza, e a proposito di sicurezza nell'area proprio di Piazza Muzzi, in quella zona ci sono state anche un po' di polemiche perché ci sono stati dei fatti insomma che sono balzati un po' all'attenzione delle cronache, ci sono state anche un po' di polemiche, ecco lei cosa si sente di rispondere proprio sul fronte della sicurezza? Che Pescara è una città che comunque è controllata non soltanto dalle forze dell'ordine ma anche dalla polizia municipale. La conferma di questo fatto si ha con l'episodio successo 2 sabati fa, quando in Via Piave c'è stata
una rissa che è iniziata e sono intervenuti immediatamente gli agenti della Polizia Municipale che erano dentro quel locale a controllare in borghese se si vendevano alcolici a minorenni. Siccome è successo, quel locale è stato sanzionato come da previsione legislativa, ma questi controlli avvengono sistematicamente anche se le persone non se ne rendono conto, proprio perché avvengono in situazioni assolutamente anonime e con discrezione dovuta alla situazione particolare. Quindi quelle zone sono controllate e continueranno ad essere controllate anche attraverso le telecamere. Noi ci auguriamo sempre che le persone si comportino in maniera corretta e il controllo serve proprio per garantire sicurezza alle persone che vogliono vivere in tranquillità momenti di svago, come avviene a Pescara e in molte zone, perché Pescara è una città turistica che attrae persone che vogliono divertirsi, ma questo divertimento deve avvenire all'interno delle regole. È per questo che noi vogliamo controllare e monitorare tutte quante le zone. Chi si diverte in maniera tranquilla, in maniera sana, può stare sereno, perché Pescara è una città che è sotto controllo. Chi invece vuole fare atti delinquenziali saprà anche che verrà monitorato, controllato, registrato e ovviamente subirà le sanzioni che deve subire. Sì, e quindi questo è quello che ci ha detto il sindaco Carlo Masci, che ha ribadito ancora questo senso di responsabilità a cui tutti i cittadini sono chiamati anche in questa fase post-emergenziale appunto da coronavirus. Quello che non abbiamo ancora detto è che l'azienda è abruzzese, quella che ha installato queste telecamere, ed è la Dimensione Solare Notaresco. Va detto inoltre che questo per ora è un progetto sperimentale che riguarderà queste due zone, la zona della Movida in piazza Muzi e la spiaggia libera antistante proprio la nave di Cascella a Pescara, ma probabilmente appunto questo progetto si allargherà anche un po' ad altre zone cittadine, sempre per continuare a garantire il rispetto appunto della sicurezza e a prevenire situazioni di contagio. Ultima nota, questa mattina, lo avrete visto sicuramente dalle immagini che ha realizzato Andrea Berardinelli con la sua telecamera, a presenziare questa conferenza stampa non c'era soltanto il sindaco Carlo Masci, ma c'era anche il comandante della Polizia Municipale Danilo Palestini e il dirigente responsabile del settore innovazione, sicurezza e partecipazione del Comune di Pescara, Paolo Santucci, che poi, se vorrete, potrete sentire anche nell'ampio approfondimento che andrà in onda questa sera subito dopo il nostro notiziario con ulteriori informazioni sempre relative a questo progetto sperimentale. Luca, se non hai altre domande da studio, io ti restituirei la linea. Da Pescara è tutto.